il ciclismo è diventato uno sport, diciamo, un'attività di massa, chiamiamola così, per due ordini di grandezza. Uno, credo, perché è uno strumento che ti permette di muoverti, di mobilità, che è legato a una cultura di sostenibilità che finalmente è diventata un elemento della cultura della maggior parte delle persone. Perciò uno va in bicicletta perché andare in bicicletta fa bene, e il fatto di tutelare l'ambiente, perché questo è un altro aspetto. Oltretutto, la bicicletta ti permette di conoscere l'ambiente, di vivere la natura in una maniera completamente diversa, e la nostra regione ha la fortuna di essere una regione, e la nostra città soprattutto, molto adatta a chi vuole andare in bicicletta. Quelli che amano fare sport hanno dei bellissimi parchi in cui poter fare delle gite molto interessanti. Quelli che invece fanno un'attività un po' più agonistica hanno la fortuna, a differenza di altre città nel nostro paese, di avere la possibilità di uscire dal traffico cittadino in tempi brevissimi. Noi abbiamo la collina, abbiamo oltretutto le grandi montagne, e di conseguenza il ciclista amatoriale può veramente scegliere un sacco di percorsi, sia impegnativi sia meno impegnativi. Io direi che, e poi non dimentichiamoci che ci sono delle zone del nostro Piemonte, in modo particolare il Monferrato, ma cito chiaramente anche specificatamente le Langhe, che offrono a un ciclista competitivo, e non solo, dei percorsi strepitosi dal punto di vista della scenografia, del paesaggio. E poi oggi si aggiunge un aspetto che avvicina una platea ancora maggiore allo sport della bicicletta, che è la frontiera della bicicletta assistita. È ovvio che le amministrazioni locali, che hanno inteso e compreso, soprattutto quelle montane, che l'allungamento della loro stagione turistica poteva trovare nell'outdoor della bicicletta un elemento di attrattività, con la chiusura di alcune strade, con percorsi dedicati, con l'indicazione delle pendenze in alcune diciamo tratte storiche, che sono naturalmente storiche perché c'è passato il Giro d'Italia piuttosto che il Tour de France e cose di questo genere, sono un elemento di forte attrattività. Come sta avvenendo in tanti comuni, e questo in merito a una campagna che è stata appunto iniziata dall'Associazione Corridori, quella del rispetto del metro e mezzo di distanza rispetto al corridore. Non bisogna però nascondere, e questo è un lavoro che noi continuamente facciamo, che anche il ciclista deve, a sua volta, essendo un veicolo su una strada, perché anche il ciclista è un veicolo, essere in grado e cosciente di rispettare le regole. Oggi questo è entrato un po' nella mentalità di tutti, tanto è vero che fortunatamente i ciclisti hanno il casco, adesso hanno le luci posteriori, molti incominciano ad avere anche le luci anteriori per aumentare la visibilità, la sicurezza, perché purtroppo gli incidenti sulla strada nei confronti dei ciclisti sono ancora molto numerosi. Le due ruote cosa significano? Significano muoversi in libertà all'interno della natura. Se uno entra in questa logica all'interno della natura, a favore della tua salute. Questi sono i concetti che secondo me bisogna veicolare. Tu stai dentro natura, tuteli la natura, ma fai bene anche a te stesso.